Riuscire a comunicare a qualcuno che si conosce le emozioni esperienziate durante un viaggio è sempre molto difficile. Voci, colori, odori, sapori sono qualcosa di estremamente intimo, personale, capace di influenzare anche radicalmente le nostre esistenze. Ebbene, tutto questo è stato immortalato alla perfezione da Cyril Pedrosa nel suo Portugal, una graphic novel straordinaria dove è proprio ciò che fa da sfondo agli eventi narrati ad essere il motore stesso della storia. Simon è un disegnatore francese in piena crisi creativa, non riesce a trovare il suo posto nel mondo e sembra sempre a disagio in qualsiasi luogo si trovi o con qualsiasi persona parli, indipendentemente che si tratti della sua compagna di vita o di un familiare, in primis il padre, con il quale ha un rapporto abbastanza problematico. Simon è perso, infastidito da tutto, completamente travolto dalla realtà e dalla sua quotidianità, dalla quale non riesce ad evadere in alcun modo se non attraverso piccoli quanto fugaci espedienti, come il disegno di una bambina o una nuotata in piscina. Durante un viaggio in Portogallo, ospite di un piccolo festival del fumetto, vive sensazioni nuove. I luoghi visitati e le persone conosciute infatti lo riportano indietro nel tempo, risvegliando in lui emozioni ormai sopite. Proprio dal Portogallo tanti anni prima partì suo nonno, emigrando in Francia in cerca di fortuna e lavoro. La visita alla sua terra natia segna un turning point nella narrazione, accompagnato da un cambio netto dell'uso dei colori, che da grigi, freddi, opachi nelle prime tavole si fanno sempre più accesi, più caldi. Simon infatti qui si sente finalmente felice, spensierato, si sente in qualche modo a casa. È in Portogallo che lo vediamo sorridere per la prima volta ed è sempre nel Portogallo, ma soprattutto nella riscoperta delle proprie radici, che si nascondono i pezzi per colmare quelle lacune di quella grande piccola odissea che è la sua famiglia. L'occasione sarà il matrimonio di una cugina. Il nucleo familiare si ricompone e come c'era da aspettarselo emergono antichi dissapori ed episodi rimossi, mai affrontati, che in tutti i modi si era cercato di dimenticare. Il tutto con la vecchiaia che avanza a fare da sfondo. Storie di famiglia, di affetti, di vita quotidiana così vere, così vive da farci sentire parte di loro, grazie alla mastodontica profondità narrativa di Pedrosa. In tutto questo il Portogallo fa da cornice silente, che emerge grazie a poche linee di dialogo piazzate in maniera sapiente dall'autore, per indirizzare Simon e con lui noi nell'ultima parte del racconto, dove lo scrittore tornerà nuovamente in Portogallo, ospite di un lontano cugino. Qui ha finalmente l'occasione di assaporare completamente tutto ciò che lo circonda. Il Portogallo infatti non rappresenta più solo una banale via di fuga da una realtà opprimente, dal rapporto ormai decadente con la fidanzata e da un lavoro privo di soddisfazioni, ma tutto ciò che rende magica l'esistenza. I colori, gli odori che investono Simon rinvigoriscono la persona quanto l'artista, rendendo piacevole fonte di ispirazione anche le cose più banali, come lavorare nell'orto o un giro in bicicletta. La sua nuova quotidianità gli dona energia, vitalità, dello scrittore depresso, svogliato, delle prime tavole non c'è più traccia. Simon è un uomo nuovo che ha fatto pace con il proprio passato, grazie anche ai numerosi incontri con i familiari rimasti in Portogallo durante questo ultimo viaggio. L'opera si chiude in maniera molto poetica dove tutto ebbe inizio, nel piccolo paesino di nascita del nonno del protagonista, dove quest'ultimo sente di dover ritornare per riuscire a comprendere completamente se stesso e la storia della propria famiglia. È l'ultimo tassello della ricerca, il mosaico si completa lentamente lasciandoci in chiusura con una toccante lettera di Simon scritta al padre, che fa da cornice e summa perfetta a tutto quanto letto finora. Portugal è un viaggio immenso in cui Pedrosa di fatto ci accompagna all'interno di quella che nient'altro è che la sua biografia. Ad una narrazione sublime fatta di piccoli passi a cui l'autore dedica sempre il giusto tempo si accompagna un uso delle linee e dei colori magistrale che permette di empatizzare a meglio con le emozioni del protagonista, a volte talmente grandi da strabordare completamente e diventare parti esse stesse della scenografia. I contorni di Simon, da ben delineati nelle primissime tavole, divengono sempre più sfumati, proprio come i portoghesi, completamente fusi alla realtà e alla loro quotidianità, fatta di piccole cose quanto significative. Bene, per oggi il video finisce qui. Io vi invito a mettere un like, a condividere e ad iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram. Il link lo trovate in descrizione. Mi raccomando, siamo solo agli inizi, quindi ogni piccolo aiuto è di fondamentale importanza e per questo vi ringrazio già in anticipo. Fatemi sapere anche nei commenti se conoscevate già prima Portugal e nel caso che cosa ne pensate. Secondo me è una graphic novel straordinaria che nasconde veramente tanto e che deve far parte di qualsiasi libreria di ogni appassionato di fumetti. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!